Ciao, sono Majo, quello che andremo a vedere oggi è un gioco di Bethesda, uscito a sorpresa, o meglio, io non ne sapevo una mazza e di solito mi tengo anche abbastanza informato. Si chiama Hi-Fi Rush, è un mix fra un rhythm game, quindi un gioco a tempo musicale, e un action RPG. Il tutto condito da umorismo, doppiaggio in italiano di altissimo livello, colori, illuminazioni magistrali in una grafica cartunesca, ma andiamocela a vedere. Pubblicato da Bethesda. A provare completamente alla cieca questo action ritmico. Così ho capito. Prossimo. Cioè, sicuramente così ho capito, ma bisogna essere vero. Levati le cuffie! Ho detto prossimo. Il braccio ingessato. Partiamo male in ronda. C'hai, giusto? Esatto. Professione rockstar. Futura rockstar. Tutto doppiato anche. Hai finito? Sì. Ah, ok. Tesserino progetto Armstrong. Benvenuto al campus Vendeley. Progetto Armstrong? Sì. Mandano sulla luna? Parte la siglazza in stile anime, che ovviamente potete skippare perché ci sono i capitoli. Se volete vedere il gameplay, saltate. Ma non lo farei, fossi in voi. C'è chi ci ha rimesso una mano a farlo. Tutto molto colorato, eh. State riciclando però gli sfondi, Candidato, vada lei. Benvenuti al progetto Armstrong. Tecnologia in simbiosi con il corpo umano. Insieme creiamo vite migliori. Oh, fantastico. Bene a sapersi. Il CEO della Vendeley Technologies. Gail Vendeley. Che bello mino. Deve essere un bastardo e la metà basta. Storica. Voi siete il meglio del meglio. E state per migliorare ancora di più. Grazie ai potenziamenti robotici. Da sempre la Vendeley aiuta chi ne ha più bisogno. E tutti voi del progetto Armstrong state per mostrare al mondo intero quanto potete diventare speciali. Ehi, vogliamo i bracci bionici! Ora anche le gambe! Le orecchie! Vita migliore. La fava! Dai, il collare di Metallica. Sono con lui. Un pass. Mi hanno chiamato. Chai si farà odiare in tempo zero. Bene. Braccio da rimpiazzare. Oh no. Ma come? Ma che trattamento è? Ma bada te. Che ci fanno ora? Che ci fanno? Fanno l'ispezione quella profonda. Garbage collection. Fantastico. Mi avevi promesso il meglio del meglio, Mimosa. Mi hai portato la ciofega. I volontari per il test che e il marketing ha eseguito. Non incolpare Reka. Dì a quello spaccone di zanzo dell'RSD. A noi servono persone influenti e voi mi portate. Ehi, ma questo è un lettore MP3. Funzionerà. Sarà meglio. Niente scivoloni e niente difetti. Beh, il doppiaggio è fatto molto bene, eh. Spazzatura. Per un gioco da 29,99€, oh, che trovate gratuitamente se avete l'Xbox Game Pass, non è poco, eh. Eccoci. Oh no? Il lettore MP3 si fonde con lui? Sta a vedere, eh. Eccoci, diventa Iron Man della musica. Ah, Fire Rush, senso di aia. Ci rianimiamo che siamo metà essere umano e metà lettore MP3. Siamo in grado di suonare tutta la discografia degli Imagine Dragon a cappella.
Eccoci. Dai, Shai, non te la fa prendere così male. Su. Oh yeah. Avevi un braccio rotto, ora hai un braccio metallico. Si è verificato un errore. Procedere verso il checkpoint. Ma non diranno a me, vai tranquillo. Il checkpoint. Dov'è? Ah, fa niente, chi se ne... Vai! LSRS. RS chiaramente per girare. Vediamo se pigiandola si rimette dritta. No, assolutamente no. Movimento bello, fluido, leggerino. Madonna, te salta. Si può parlare con lui? Sto cercando di pulire, ho sporcato ancora di più. Hai fatto un salto ammirevole, comunque. Ma è la voce di Gianandrea Muglia? L'intervento mi ha... Non lo scoprirò mai, speso. Probabilmente, però. Hanno tutti la stessa voce, i robottini? Consuma bevande energetiche per ripristinare la salute di Chai. Mi ci voleva. Come si beve? Basta toccarla? Io vado verso le frecce, di solito indicano correttamente. C'è da evitarli questi? Te l'avevamo detto, massimo 10 scatole per volta. Guarda cos'hai combinato. Non la passeremo di certo liscia. È stato un onore lavorare con tutti voi. Arrivederci e grazie per il pesce. Ok, bypassiamo loro. Raccogliere effetti personali. È proprio ora di togliersi questi vestiti. Vai, raccattali. Ma che fatto che è animato a cartone è molto carino per ora. Se non è proprio una schifezza il gameplay, è un gioco che potrebbe strameritare. Perché ha veramente stile. Quindi spero che sia un action, anche musicale per carità, ma decente, e che faccia venire voglia di giocarlo. Perché per ora è promettente davvero. Ma saranno promesse da un marinaio? Anche l'ambientazione è bellina. Ehi! L'umorismo. Ok, ragazzo. C'è tutto. Braccio robotico le X-Dust 75, appendice magnetica, raccogli rifiuti. Aspetta, appendice raccogli rifiuti? Oggetto estraneo rilevato. Sembra un difetto. Prendetelo. Ma come? Oh yeah, mazzoliamo. No, non credo. Per raccogliere i rifiuti. Ma no, dovevamo raccogliere i rifiuti. Di quello mi occupo. Allora ammazzami. Vai, partì la musica. Vai, sapevo io. E ora parte il gameplay vero e proprio, immagino. Con un raccogliere rifiuti iniziamo a mazzolare che abbiamo intorno. A tempo di musica. Allora hanno delle spade laser, non vale. Noi abbiamo il frullino per fare il cappuccino, praticamente. Ma è magnetico? Cazzarola, diventa l'arma più globale mondiale. Una chitarra rovesciata, praticamente. Una chitarra elettrica tenuta però dal manico. Dai bischeri. Ok, RB per agganciare. X, attacco rapido. Y, quello pesante, ok. Io cerco di andare a tempo, ma c'è una sonorità a cui dobbiamo star dietro? C'è un roll? C'è un salto per ora. Io cerco di colpire a tempo, ma nessuno mi dice che lo devo fare. Cioè, è nella mia testa questa cosa. Tempismo perfetto, B. Ok. Che sta succedendo? Non c'è il roll? Meno per ora, no? Anche questi intermezzi a cartone spezzano il ritmo, però in una maniera divertente, in una maniera che ci può stare. Nella classica invasione con 6 minuti a fila di dialoghi. Sono brevi di solito. Ho un lettore musicale nel petto e mi sa che non dovrebbe essere lì. No, penso di no. Fa funzionare il mio nuovo braccio robot. Ottimo. Fa andare tutto in sincronia col ritmo. E questo è lo spiegone del gioco. Ah, non ha senso. Però no? Quando come la musica no? Parte, sembra di essere... Sembra di essere sul palco. Vai, Chai, spaccali tutti! Vai, Chai, vai, Chai! Sweet Chai of mine! Ah. Sta gonfiando un cattivo... stile persona. Allora, da parte il tutorial per lo spettacolo?
Wow. Sì! Ecco a voi Chai. I suoi attacchi vanno a tempo di musica. Volete vederlo in azione? Sì! Partiamo con un attacco rapido. È un attacco a battito singolo che scatena delle combo. Forza, prova! Scateniamo le combo! Ora prova una combo al ritmo di musica. Lo stavo già facendo! Fare il tempismo perfetto. Lo stavo facendo! Quell'altro simbolo che cos'era? Io ho pigiato le X sempre. Vabbè. I tuoi attacchi colpiscono al ritmo. Benina l'idea, dai. Se d'attacco sul battito otterrai dei bonus in combattimento. Sembra che tu sia pronto. Immagino ci sarà un casino quando saremo presi di mira da roba che fa danno. E parlare mentre ci gioco sarà quasi impossibile, ma chi sono io per non provarci? Tanto faccio schifo di mio. Come dici di infliggere danni seri? Ehi, infliggiamo danni seri! Per questo servono due battiti. Quindi due battiti! Con attenzione il battito centrale. Ho capito. Ok. Ok. Ora prova una combo pesante a tempo. Una combo pesante a tempo! Che devi raggiungere. Vai. Sto prendendo tutti? Perché non manca? Ah, perché andava cliccato un altro tasto lì? E che devo pigiare lì? Ah, la X le devo premere. Cioè, la A. Un tasto a caso, insomma. Non il tasto del danno pesante. Va bene. E il pubblico impazzisce. Oh yeah. C'hai rotto il cazzo. Ah no. Pensavo, ci poteva stare. C'hai. Ci stava, ci stava. Lui, è impazzito, Chai. Grazie. Chai. Sì. Voi avete visto chi è stato? È il difetto. È il difetto. Siamo il difetto noi. Oh no? Siamo il difetto. Non c'è un aggancio con R? L'unica cosa di cui sento la mancanza sono il roll e l'aggancio con R. L'aggancio con R non c'è, le combo. Boom! Proviamo la combo pesante. Vai, sbabam! Ok. E così va. Ok. Ma questo video era un'introduzione al gameplay, era un'introduzione al gioco, quindi è giusto che si interrompa qui, sennò diventa un asciugone lunghissimo e vi dovete godere il gioco invece. Tanto quello che abbiamo visto sono le basi e credo che servano abbastanza a farvi capire se merita o meno i vostri soldi o il vostro download se avete l'Xbox Game Pass. Vi ringrazio per il tempo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!